Meno di un mese all'inizio del campionato, insomma la Serie B è comunque sempre, ogni volta che si fa una promozione è sempre dura a cominciare, perché ovviamente andiamo con realtà comunque superiori. Parto da chi bene o male un po' i ragazzi li conosce tutti, quindi Andrea Mura, io ti volevo chiedere questo, quanto conti di avere un buon aiuto del fatto dell'adrenalina che hai dalla promozione? Speriamo conti tanto, perché noi non siamo una realtà con un budget astronomico, il gruppo è rimasto inalterato praticamente rispetto all'altro anno, quindi speriamo che questa forza che ci dà e l'entusiasmo che si dà la promozione ci aiuti a superare qualche difficoltà. Ecco, sicuramente non ci aiuterà a superare tutte, ma qualche speriamo di sì. Senti, però due bei derby li abbiamo, anche se magari non è così come nel calcio, però abbiamo un Trieste Udine e un Trieste Pordenone. Sì, due bei derby. Noi in verità un Trieste Udine proprio contro l'Apulia abbiamo già vissuto 2 anni fa, è stata una bella emozione al Benedetti di Udine, con un pubblico che è un campo particolarmente caldo. Quindi diciamo ci aspettano due sfide importanti contro due realtà che hanno già assaporato questa categoria. Speriamo di fare la nostra figura, ecco, anche contro squadre più attrezzate come per esempio la Pudine. Di quest'anno, oltre ad essere i nostri ospiti per quel che riguarda le messe in onda delle partite, giocate anche in un parterre come quello del Pala Trieste. Anche questo, a volte io ricordo le ragazze della ginnastica, quando era in un palazzetto gigantesco con una struttura del genere, anche là è un'emozione forte. Sì, noi siamo veramente orgogliosi di poter giocare in questo che è quest'anno più che mai proprio è la casa della pallacanestro triestina, visto che c'è la pallacanestro Trieste, la ginnastica e noi. Sicuramente sarà un po' diverso, noi eravamo abituati alla nostra palestra che era un po' più un fortino, qui ci sono spazi un po' più grandi, ma ci stiamo avventando in fretta e speriamo anche di avere tanti tifosi al seguito, in modo che diventi comunque per quel che si può anche un campo abbastanza caldo, ecco.